turno infrasettimanale di eccellenza con la Virtus Cupello, che arriva più rilassata al primo dei due appuntamenti consecutivi casalinghi nell'arco di appena 4 giorni rispetto allo spoltore avversario odierno della truppa di Carlucci, reduce dal probante impegno domenicale con il Giulianova. Un solo punto divide le due squadre, ma i rossoblù di casa devono recuperare la gara col Penne, la posta in palio in ogni caso importante per ambedue le contendenti odierne, e sarebbe ossigeno puro per respirare aria più salubre e lontana dagli asfittici meandri delle basse quote. I venti di guerra che soffiano minacciosamente dall'est Europa non lasciano insensibili virtussini, che di comune accordo con la squadra ospite fanno il loro ingresso in campo con la bandiera dell'Ucraina, accompagnati dalla lettura di un messaggio di pace da parte dello speaker dello stadio. Rossoblù che partono subito all'offensiva con l'incursione di Nicolò Margagliotti, che parte dalla propria mediana e arriva a ridosso del limite d'area con una conclusione a rientrare che si spegne oltre il secondo palo. La replica ospite è affidata all'ex di turno Selva Allegra, che aggancia in area ma spedisce di pochissimo sul fondo. La gara torna ad animarsi al 25esimo col solito Nicolò Margagliotti, che stavolta conclude in mischia all'interno dell'area piccola con palena inoperoso ma in apprensione. L'estremo dello spoltore è impegnato severamente a ridosso della mezz'ora quando esce tempestivamente per tamponare l'irruzione in area di Cosimo Margagliotti, che si ripete poco dopo con un siluro dal limite d'area. La truppa di mister Di Camillo manda in archivio il primo atto con il tentativo di Di Renzo da distanza siderale, che sorvola i legni di Sinato senza creare grossi scossoni. Al riavvio dei giochi locali invocano il penalty per un presunto tocco di mani di Connestari sullo spiovente da fermo di Tafili. Il Cupello intensifica le operazioni in zona d'attacco, anche se la battuta di Zinni non è di particolare pericolosità. Sull'altro fronte la tempestiva chiusura di Cosimo Margagliotti evita l'eventuale tapin ravvicinato all'appostato Selva Allegra. Dopo lo scampato pericolo la Virtus rompe l'indugio e passa all'incasso con Troiano, che festeggia il suo compleanno con una rete di pregevole fattura dal vertice d'area. La reazione della truppa ospite si limita nell'immediato alla diagonale dalla destra del neo entrato Petrarulo, abbrancato sul primo palo da Sinato. La cosiddetta zona Cesarini riserva emozioni forti a distanza ravvicinata. Al 41esimo Donatelli vanifica una ghiotta opportunità calciando al lato da posizione invidiabile. Dopo il cartellino rosso che sancisce l'allontanamento del dirigente cupellese Battista, la Virtus può sorridere ugualmente, visto che pochi istanti dopo Nicolò Margagliotti scatta indisturbato e confeziona il raddoppio della tranquillità. Petrarulo prova a riaprire la pratica sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, ma Sinato mantiene il clean sheet. Il suo collega d'attacco Nicolò Margagliotti può esaltarsi con una devastante ripartenza che gli permette di arrotondare ulteriormente il punteggio e di festeggiare la sua personale doppietta infrasettimanale. Per Nico Troiano oggi una giornata particolare, il suo compleanno, tanti auguri, compleanno condito anche con un bel gol. Sì, sono molto contento, me l'avevano detto che oggi potevo metterla dentro, così è stato, però sono molto più contento per i 3 punti perché erano troppo importanti. Oggi è una finale, ma d'altronde saranno tutte finali da qui alla fine, quindi sono contento per la vittoria e anche per il gol. Una vittoria più sofferta del previsto, anche se poi nel secondo tempo l'avete messa in ghiaccio. No, ma loro sapevamo che era una squadra forte, pure all'andata abbiamo sofferto tanto, poi il primo tempo siamo stati un po' compassati, poi gli ultimi minuti abbiamo giocato bene, poi il secondo tempo siamo usciti fuori e questo fa molto piacere, è stata una bella vittoria che ci dà anche morale. Daniele Di Camillo, in questa nuova avventura doppia da tecnico e da calciatore, oggi nel primo tempo eravate riusciti a imbrigliare bene la squadra di casa, poi il secondo tempo con qualche disattenzione di troppo vi ha punito. Sì, forse hai detto bene, qualche disattenzione di troppo, però oggi non eravamo i soliti, forse non sono stato bravo io in questi 2 o 3 giorni nel far capire l'importanza di questa partita, forse eravamo anche un po' appagati e stanchi mentalmente della battaglia avuta domenica contro il Giulianova, però non possiamo perdere queste partite a 10 giorni dalla fine perché ci stiamo giocando la salvezza e non va bene.